Ieri mattina, 1 gennaio 2010, vi abbiamo mostrato lo straordinario e inusuale fenomeno dell'acqua alta che si è verificato sulla riva destra e sinistra del porto di Ischia, che per alcune ore sembrava essersi trasformato nella laguna di Venezia. Ebbene, nella serata della stessa giornata, lo storico e rinomato borgo di Ischia Ponte, famosissimo per la presenza del maestoso castello aragonese, è stato letteralmente inondato dall'acqua del mare. Completamente allagato era il piazzale aragonese, al centro del quale campeggia il gigante albero di Natale, la cui base era completamente immersa nell'acqua del mare. Comunque, la cosa che faceva maggiormente impressione erano le onde che sbattevano violentemente contro le case e gli esercizi commerciali. Una situazione paradossale di assurdo e intollerabile disagio e pericolo che qui a Ischia Ponte si verifica da decenni ogni qualvolta il mare è in tempesta a causa della mancanza di scogliere che possano riparare l'abitato dal mare che nei decenni nessuna amministrazione comunale di centro, centrodestra e centrosinistra si è mai degnata di far realizzare. In uno degli ultimi servizi giornalistici realizzato sulle luminarie natalizie collocate lungo le strade nelle piazze del paese, dicemmo che Ischia sembrava assomigliare a una donna elegantemente vestita e corteggiata persino dal mare. Ascoltare per credere. Un'illuminazione natalizia sfarzosa, con la quale Ischia sembra assomigliare a una donna elegantemente vestita e romanticamente corteggiata persino dal mare. Facili profeti, chissà. Di certo in queste ore il mare, dopo averla a lungo corteggiata, l'ha letteralmente travolta Ischia.